3, 2, 1. Cazzo, è un geyser, un... Ciao a tutti amici di Papers. Buonasera. In questo video vi parliamo di un altro aroma, sempre di Cyber Flavor, che ci piacciono tanti gli aromini Cyber Flavor. Sì. Quando distruggo il duardo. È di Balbo. Ciao Balbo. Ciao Balbo. Vi parliamo del Pisbacco. Aroma che ho aspettato con particolare ansia, con tantissima ansia. Ce ne sono stati dati due, al che è stato ovvio matematico farne. Ovvio. Uno di Gwenge. E uno di Balmaone. Ragazzi, preparatevi perché questa roba veramente... Spinge, spinge! Allora, per quello che riguarda la guancia, lo stiamo provando sul nostro Dwarf 5 spire su punta 2,5 di Cantal 28 Ga, anche se c'è un signor Vampire V2, ragazzi, che sto liquido come si sente sul Vampire, non c'è... E invece quello polmonare... Rispetto a quello guanciale. Il guanciale! Io poi anche qua devo sentire il guanciale. Lo proveremo sul Dead Rabbit, che è stato buildato con una Clapton in Micron. Solo così leggero? No, è una Tricor Fused Clapton. Ah, mi sembrava strano. Cominciamo? Vai. Comunque questo aroma dovrebbe essere tabacco, pistacchio e crema. Cimiero. Di guancia al 10, di polmone al 16. Quindi 100 ml di guancia e 60 ml di polmone. Base 70-30, 50-40-10 as usual. Posso prendere parole? Allora, per quello che riguarda quello da polmone, le note di tabacco io non le sento un granché. Sento principalmente quella di crema e pistacchio. Però lo considererei praticamente un cremoso piuttosto che un cremoso tabaccoso. Però anche così è very 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 good. E la situazione anche di guancia non cambia più di tanto, anche qui la nota tabaccosa, un pelo, ma proprio a farci caso, se non mi fosse stato detto probabilmente non ci avreste neanche fatto caso, però ragazzi, è pauroso. Dai Gigo, non fare così. Comunque concordo, si sente molto di più anche qua la crema e il pistacchio. Vero, il tabacco poco. Tabacco poco, però ragazzi, proprio il pistacchio è molto genuino, cioè sa proprio di pistacchio e la crema sono distinte, comunque si amalgamano in un certo senso, però ultimamente sto svapando anche moltissimi liquidi al pistacchio, non solo quello, sto svapando il cannoli Binaz, sto svapando il Pic. Questo è proprio di pistacchio, non di pasta, di pistacchio, bravo, creme... Esatto. Il pistacchio eccetera eccetera, cioè si scinde la crema e il pistacchio. Intanto il nostro cameraman sta facendo dei nuvoloni qua che non vedo, già non vedo niente da te, non vedo niente da lì. Mamma mia, sul Dead Rabbit però fra... È buono, eh? Mamma mia, più che altro si salta di brutto il pistacchio rispetto agli sì. altri setup. L'avevo provato nel Recoil, l'ho provato sull'Ention, però come si esalta la parte del pistacchio su quest'atomo, in questo setup. C'è proprio pam, sapore di pistacchio proprio tostato. Un cesto di pistacchi in faccia. Tostati, tutti tostati in faccia, spettacolo. Per gusto personale, questi sono gusti ragazzi, ma è uno dei tabaccosi aromatizzati più buoni che abbia mai sentito. Questo finisce nella mia bacheca dei liquidi. Nella Hall of Fame. Questo è uno di quei liquidi tipo come il Booms, come altri, che sono quelli che non devono mancare mai per il sottoscritto. Le veramente. Pietre miliari dello svago. Devastante, ragazzi. Complimenti a Cyber Flavor perché ci sono un sacco di loro aromi che ci stanno facendo prendere tanto, 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 tanto bene. Bravi. Ho notato l'unica cosa, non so se ci hai fatto caso anche tu, non so se è la mia impressione, ragazzi, ma è come se mi sento comunque di consigliare di non usare questi aromi a wattaggi troppo elevati. Perché tendono un po' a perdere a wattaggio, non resistono tanto ai wattaggi sì, direi, molto elevati. Non andrai sotto delle. Cioè di, così 0,25. Per me il top che devo utilizzare sono di guancia o comunque anche da flavor, vedi, sulle sì, single non coil da così. Violento, esatto, però. Perché l'avevo provato anche per dire Red Cigar, l'avevo provato anche sul Kylin, ma perdeva molto di intensità. Come anche su non mi ricordo, un altro atomo l'avevo provato comunque che era molto arioso e anche lì mi perse un po' di intensità. Quindi vi consiglio di svapare questi liquidi a wattaggi non troppo esagerati, però rendono bene. Bravo.
Il video è terminato, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace qua sotto e iscrivetevi al nostro canale YouTube. E se siete su Facebook mettete un bel mi piace alla nostra pagina Facebook Vapers for Passion, un bel mi piace al video e condividetelo everywhere. Io sono Kata. Io sono Miles. E alla prossima recensione, ciao. Ciao.